niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Il 1 luglio sono stato nominato coordinatore cittadino Forze della Giovani Cerignola. Il mio compito è quello di far avvicinare tante ragazze e tanti ragazzi e farli entrare in questo mondo che sembra così distante, ma è indispensabile per il corretto funzionamento della grande azienda Italia. I giovani devono appassionarsi alla politica, perché fare buona politica significa fare l'interesse della nazione, quindi fare l'interesse di tutti noi. Oggi più che mai abbiamo bisogno di persone giovani che con la loro freschezza diano un segnale di interessamento al mondo della politica, che purtroppo lo percepiamo così distante proprio per alcuni errori che ci sono stati in precedenza. Forza Italia Giovani Cerignola quindi è aperta a tutti coloro i quali vogliono entrare a far parte del partito o anche che vogliono fare una nuova esperienza prima di prendere una posizione ben salda. Occorrono persone con idee, con proposte per il Sud e per l'Italia e soprattutto, dato che siamo Forza Italia Giovani, proposte per i giovani. Dulcis in fundo, Claudio Di Vernia, voglio fare una bella precisazione. Perché io sentì parlare giorni fa di un bambino Sante Cartagena, poi nell'averlo conosciuto mi sono reso conto che è un adulto, è un ometto. Anzi, è un uomo che è un bambino che può mettere i sensi a più di uno. Preciso che il suo intervento non ha nulla a che vedere con la Federazione Insieme per Cerignola, ma l'abbiamo intervistato perché ci tenevo tanto a far sapere alla cittadinanza che a Cerignola abbiamo un ragazzo di 14 anni che è veramente un genio, è un ragazzo dove potrebbe e dove tutti dobbiamo prendere esempio, perché è esempio di buona politica, è esempio di tanta saggezza e dove noi adulti dovremmo prendere esempio dal suo modo di fare, dal suo modo di interagire e da ciò che ci ha detto. Quindi preciso che il suo intervento per me è molto importante e lo ringrazio, lo ribadisco con forza anche a nome di, penso di interpretare tutta la cittadinanza e di ringraziare questo ragazzo di 14 anni a cui auguro un grande avvenire. Anzi, caro Sante, mi auguro che le tue parole, piene di tanto significato e di un profondo significato, arrivino alle orecchie dei tanti politici sordi che usano solo la cravatta, ma lo usano solo come accessorio. Io ti dico grazie, grazie per il tuo intervento, ribadendoti la mia stima e la stima di tutta la Federazione Insieme per Cerignola, e che ti auguriamo ogni bene, sperando di averti, qualora tu lo decida, e di averti nel nostro gruppo. Sarà per noi veramente un immenso piacere, un immenso onore, e sono certo che con i tuoi interventi e con il tuo dire ci arricchirai di contenuti la federazione. Purtroppo, ribadisco, il tuo intervento non ha nulla a che vedere con la federazione Insieme per Cerignola, perché sei un soggetto politico a sé stante. E ti ringraziamo ancora per essere intervenuto nella nostra trasmissione che si chiama proprio dal nostro punto di vista. Grazie Santi, un abbraccio da parte di tutti noi. Buongiorno a tutti gli amici che ci seguono sia in radio sia sul web e benvenuti a una nuova puntata. Come sempre mi presento, sono Antonio Campaniello, segretario cittadino della Democrazia e membro del comitato di riunificazione qua in Puglia. Mi cominciamo proprio a parlare di questo comitato, perché molti ci domandano ma di che cosa si tratta. Come ben sappiamo, sono circa 20 anni che c'è una diaspora dentro la Democrazia Cristiana. Proprio dal 1994,
da quanto non abbiamo visto più il simbolo della Democrazia Cristiana, ci sono state delle guerre interne. Infatti si sono divise in varie associazioni e tutte si contemplano il simbolo. Bene, qua in Puglia abbiamo deciso di far finire questa diaspora, di riunificare il tutto, perché è arrivato il momento che la Democrazia Cristiana riesca sopra le schede elettorali. Che non sarà col nome Democrazia Cristiana, sarà con un altro nome, poco interessa. Come diceva Shakespeare, una rosa è sempre lei, anche se non la chiamiamo rosa, per lo semplice motivo, ha il suo profumo, ha le sue spine, ha i suoi colori. Quindi, importante è portare i nostri valori. Questo è per specificare anche perché stanno varie democrazie cristiane che fanno un po' resistenza e quindi sarà molto difficile trovare il nome Democrazia Cristiana sulla scheda elettorale per questa volta. Ma siamo sicuri che andremo, ce la faremo a ricostituirla e a rimettere addirittura il suo nome. Andiamo avanti. Il caro fu sindaco, parliamo un po' di Cerignola, è diventato, scusate se lo dico, un nastro rotto. Parla sempre delle solite cose, attacca sempre i commissari, ma gli ripeto, a che pro attaccare persone che adesso stanno e domani non ci stanno? Che se a caso andrà tutto bene, lei potrà essere rieletto, potrà candidarsi e noi lo speriamo tanto perché vogliamo venire in competizione con lei. Ci dà carica questo fatto di venire in competizione con lei. Che cosa succede? Che nel momento in cui arrivano le elezioni, queste persone non verranno più candidate, non possono essere candidate perché sono commissari. Quindi, che succede? Che lei ha fatto, ha attaccato, ha fatto e ha detto, ha fatto politica ovviamente, per che cosa? Per cose che ha fatto anche lei quando amministrava la città. A lei non è stato contestato perché faceva le cose dirette, ricordiamocelo, anche se molti protestavano, ma era l'opposizione ed è normalissimo che lo faccia. A lì sono stati contestati altri reati, non ce ne scordiamo. Va bene? Lei continua, ma nessuno più l'ascolta. Ecco perché le dico, ricomincia a pensare a un futuro. Lei potrà dire, ma non sappiamo com'è fino al 20 luglio. Va bene, non lo metti in atto, ma ci cominci a pensare se veramente vuole tornare a essere il sindaco di Cerignola. Perché le balle, scusate il termine, sapete che non sono i miei termini, a lunga scocciano, si diventa nastri rotti. Diamo anche uno sguardo alla regione. Si stanno cominciando a formare le coalizioni, si cominciano a sapere i primi nomi dei candidati presidenti. La sinistra dice vado compatta e poi si divide in due o tre parti. La destra, ripeto, come ho detto l'ultima volta, vado compatta e poi non pensa ai piccoli partiti, quali si distaccano e formano liste civiche, piccoli presidenti. Signori, se vogliamo rimettere sopra la Puglia, vogliamo diventare occhiello dell'Italia, la Puglia, non bisogna comportarsi in questa maniera che pur per avere una poltrona, perché diciamoci la verità, nel momento in cui uno va da solo o si affianca a una lista civica, alla regione si dà vittoria all'altro, al grande.
Il piccolo rimane piccolo e ben che vada c'è possibilità per una poltrona e chissà perché di solito la prende proprio il candidato presidente. Quindi noi cittadini cominciamo a fare due conti. Piccole realtà possono dare soltanto fastidio. Cerchiamo di andare compatti tutti quanti, sia a destra che a sinistra. Noi, come abbiamo detto, stiamo guardando, stiamo osservando. Nel frattempo stiamo andando avanti con la riunificazione. Infatti, come ho detto qualche giorno fa, abbiamo cominciato a parlare anche con l'UDC, col CDU e siamo soddisfatti. Non avremo il nostro nome, non interessa. Ma ritornare a essere grandi vuol dire anche questo: rinunciare a qualche cosa, rinunciare anche alla visibilità. Ma questo vuol dire anche dare rispetto ai cittadini che ci stanno chiedendo di ritornare. Stiamo provando, stiamo cercando. E chissà la Puglia sia esempio per le altre regioni, per l'Italia intera. Signori, non voglio dire altro. Vi auguro buona giornata e buon proseguimento di mare per chi sta al mare e buon viaggio per chi ha deciso di cominciare a partire per le vacanze. Un saluto e ricordo che tutto quello che ho detto è sotto la mia responsabilità. Buona giornata. Ben ritrovati a tutti nell'appuntamento meteo a cura di Antonio Di Girolamo. Facciamo appunto il quadro della situazione per la settimana prossima, dove le condizioni meteo rimarranno stabili e ben soleggiate. Una struttura di alta pressione infatti si andrà a posizionare al nord Italia, compreso anche il centro Italia, con condizioni meteo stabili e soleggiate. Mentre per quanto riguarda il sud ci saranno infiltrazioni di aria fresca che deriveranno soprattutto nella giornata di lunedì, condizioni di cielo generalmente coperto con possibili deboli precipitazioni. Tutto sommato saranno precipitazioni molto 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 deboli. Per quanto riguarda la giornata di martedì e mercoledì ci sarà un generale miglioramento con tempo più stabile e più soleggiato. Tuttavia nella giornata di venerdì e sabato ci sarà di nuovo una copertura nuvolosa che darà origine nuovamente a delle precipitazioni. Per quanto riguarda la temperatura saranno in ulteriore aumento sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Ed è tutto da Antonio Di Girolamo, non mi resta che augurarvi buona settimana a tutti e arrivederci a domenica prossima in collaborazione con Insieme con Perce di Nuvolo. Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti, Claudio Ghilerni, coordinatore della Federazione Insieme per Cerignola. Oggi mi preme mettere in evidenza e lo ribadisco con forza dopo che ho ascoltato le tante scemenze che ha detto l'ex primo cittadino di Cerignola. Lui oggi ha parlato di aumento Tari, dice che era un fatto d'obbligo. Pinocchio rispetto all'ex primo cittadino ha un naso alla francese. Immaginate come ce l'ha invece l'ex primo cittadino. Ha attribuito tutte le responsabilità alla Tecre, ha attribuito tutte le responsabilità dei suoi fallimenti alle biocelle che non sono partite, dice lui, per colpa di Emiliano e di Grandagliano, quando invece le biocelle dovevano partire e la Regione Puglia gli ha dato 1 milione di euro per sua incapacità. Per sua inettitudine le biocelle non sono partite e adesso il comune deve retrocedere 1 milione di euro per sua incapacità. Seconda cosa, l'aumento Tari ce l'hai messo tu, Franco Metta, non ce l'ha messo nessuno. Quindi, cari concittadini, non date retta a questo signore che è diventato costantemente una fake news. Ci vuole prendere in giro, dice solo puttanate. L'immondizia, che deve essere stoccata prima di portarla a Massafra, costa di più perché l'hai voluto tu. Perché se tu avessi fatto il sesto lotto, non succedeva tutto questo. I cittadini devono sapere che tu, in qualità di presidente del consorzio SIA, hai fatto delle scelte scellerate che ha portato la SIA a un fallimento totale. E se non ci fosse stata la Tecra, queste famiglie stavano per strada. Noi dobbiamo ringraziare la Tecra che fa un ottimo servizio di pulizia a Cerignola. Con la tua gestione avevamo sempre i rifiuti per strada,
Ricordate che nel 2018 la città era sommersa dai rifiuti. Non dire bugie. Costantemente dici fake news. Sei un bugiardo. Politicamente hai fallito e prendi atto di quello che hai fatto. Prendi atto che hai fatto fallire la SIA. Non ha responsabilità la Tecra, a cui va veramente il mio ringraziamento per le scelte che oggi stanno facendo. Si intende la mia vicinanza a tutti i lavoratori della Tecra, perché per me il lavoratore devono essere considerati tutti uguali lavoratori. Non esiste lavoratore di serie A. Non esiste lavoratore di serie B, devono essere tutti trattati alla stessa maniera. E se la Tecra ha fatto delle scelte, certamente io non sto nel bilancio della Tecra, non so quali sono le loro direttive. La mia vicinanza va a tutti i lavoratori. Sono vicino e gli do la mia solidarietà. Non so cosa vi può servire, perché oggi esiste una gestione tecnica, non è una gestione politica. Certamente il prossimo anno, quando noi vinceremo le elezioni, ci sarà una gestione politica a Cerignola. Certamente verrà fatto il sesto lotto, che non si è fatto per colpa di Franco Metta, perché ha promesso, detto, fatto e fatto esattamente il contrario di quello che ha detto. Quindi ha fatto esattamente tutto ciò che era nella sua testa, ossia vendere un prodotto di pessima qualità. E oggi ha l'effetto boomerang, perché le persone ormai non lo seguono più. Caro Franco Metta, io ti auguro ogni bene, perché la gente sappi i danni che hai provocato a questa città. Ripeto, non andate dietro alle scemenze, e questo mi riferisco ai cittadini, non seguite le chiacchiere che dice Franco Metta. Non ha colpa la Tecra per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e quant'altro. La responsabilità e il fallimento è da attribuire a un nome e cognome. Il suo nome è Francesco, cognome Metta, è stato sindaco di Cerignola e fortunatamente ci auguriamo che non lo sarà più, altrimenti ha portato la nebbia a questo paese che ci ha sotterrato. Adesso si vede un po' di sole. Signori miei, attenzione a quello che dice Franco Metta, altrimenti se arriverà la nebbia a Cerignola, e parlo in termini di politica, la nebbia intesa come politica sulle scelte sbagliate, questa volta la nebbia porterà Cerignola a avere nei prossimi 30 anni un grosso disagio economico. Quindi attenzione, signori, non date retta a questo signore che prima decantava Emiliano, perché secondo lui Emiliano era il miglior governatore della Regione Puglia, a cui va il mio saluto. Oggi non è più buono Emiliano, oggi va bene Fitto, a cui va anche il mio saluto. Sono due persone, due cavalli di razza. Vinca il migliore chiaramente a livello di regione, ma il migliore non per la ricerca di ruoli e poltrone, ma il migliore che vorrà bene certamente alla nostra amata Regione Puglia. Con questo, cari concittadini, ho inteso quello che volevo intendere, facendovi capire che tutto ciò che continuamente dice l'ex primo cittadino sono solo fake news, sono solo bugie, sono solo false notizie, sono solo puttanate. Un abbraccio a tutti, esonero la TRC da quello che ho detto, augurandovi una buona domenica e vi aspetto la prossima settimana. Un saluto da Claudio di Lernia. Buongiorno, buona domenica di luglio, sono Michele Lapollo e ringrazio la Federazione Insieme per Cerignola per questo tempo di riflessione. Un paio di sere fa siamo stati ospiti di Claudio di Lernia, che ha voluto ringraziare tutti gli agricoltori, gli autisti e i proprietari di automezzi per la sanificazione durante il periodo di coronavirus. La città è stata sanificata più di una volta, i risultati sono stati importanti, è stato fatto tutto gratuitamente. Complimenti a Claudio e complimenti alla bella gente che in una serata particolare ha visto Cerignola
al primo punto una cerignola pulita, laboriosa e speranzosa. Un altro punto che vorrei far emergere è che sono stato fermato qualche giorno fa, mercoledì di precisione, mercoledì mattina, da un pensionato che in un primo momento pensava che mi volesse rimproverare. Invece è stato generoso nei miei confronti quanto ho detto a riguardo i lavoratori ex SIA. E, diciamo, la notizia è anche di qualche giorno fa. Io, come ex segretario della CISL di Cerignola, come presidente della cooperativa San Francesco, dei consorzi della provincia di Foggia, vorrei dare un mio spassionato giudizio. Corsi e ricorsi storici, Asia. Noi dobbiamo capire che una cosa è lavorare alle dipendenze dello Stato, altra cosa invece è lavorare con i privati, che il 90% sono persone intelligentissime che mettono a rischio la propria opera per dare un servizio. Il fatto che alcuni lavoratori ex SIA si vogliono, diciamo, difendere da un ipotetico licenziamento, io vorrei dirgli soltanto all'orecchio, ma visto che stiamo in Rai, in radio, vorrei dire soprattutto: il post-coronavirus porterà disoccupazione a numerosissima gente, soprattutto donne e uomini. Se la società che è subentrata SIA ha deciso di riorganizzare i servizi, una motivazione di fondo c'è, perché come anche ex presidente di cooperativa, io mi ritengo un imprenditore di strada, se un'azienda decide di riorganizzarsi e nello stesso tempo dà un servizio nuovo alla città, bisogna ammirarli, perché se ha deciso di spostare alcune categorie, alcuni lavoratori da una parte improduttiva a una parte produttiva, ben vengano. Il lavoro non fa male. Il sottoscritto con gli amici, i collaboratori, centinaia di collaboratori e cooperatori, ha lavato i gabinetti, ha pulito i parcheggi, tante altre cose. Non mi sono mai vergognato e non mi vergogno tuttora di lavorare. Il lavoro nobilita l'uomo. Carissimi cittadini, apriamo gli occhi, diamo una mano. La nostra città si cambia dalle piccole cose, non dalle grandi cose. Amiamo la nostra città. Buona domenica a tutti. Michele L'Apollo. Buongiorno a tutti e buona domenica dal segretario di Puglia Popolare, se nonché vice coordinatore della Federazione Insieme per Cerignola. Un saluto a tutti i nostri cari amici radioascoltatori, ai miei colleghi, se nonché amici fratelli della Federazione Insieme per Cerignola, il professor Francesco De Cosmo, il caro fratello Claudio Di Lernia, Antonio Campaniello e tutta la componente che ne fa parte. Parliamo subito di regionali. C'è un via vai di nomi, c'è un via vai di persone che vogliono candidarsi, c'è una lista di nomi in giro che sembra quasi il carnevale di Viareggio, persone che si candidano nelle circoscrizioni diverse da quella nostra. Ho sentito parlare di diversi nomi, chi si candida nella circoscrizione di Brindisi, chi addirittura viene da Foggia per prendere i voti qui a Cerignola. Io una cosa voglio solamente precisare: guardiamo bene nei dettagli le persone, dobbiamo vedere nella vita questa gente cosa ha prodotto nella nostra città. Rivotare gli stessi nomi significa dare il mandato a queste persone che per una vita hanno rovinato la nostra amata regione. Allora io vi chiedo: qual è oggi il nome che
è più credibile, è più spendibile da un certo punto di vista di, a livello sociale e a livello di amico di tutti. Con più volte io ho detto, dice qualcuno mi ha anche criticato per la mia scelta, ma io ti dico, andiamo in fondo, il mio nome è Claudio Di Lernia. Noi, l'amico Claudio, stiamo quasi costringendo a farlo candidare. Perché proprio Claudio? Noi abbiamo dimostrato con i fatti che durante il coronavirus abbiamo sanificato, abbiamo organizzato la sanificazione per Cerniola in tempi rapidissimi, senza far spendere un solo centesimo. Il comune di Foggia, per far sanificare la città, ha speso ben 75.000 euro. Noi al comune di Cerniola non abbiamo fatto spendere un solo euro. E sanificazioni, Foggia ne ha fatta una, noi ne abbiamo fatte ben tre, anzi quattro compreso la zona industriale. Qualche giornalista si è permesso di scrivere che l'abbiamo fatto solo per puro protagonismo o addirittura per un giro condi di voti o addirittura perché vogliono notorietà. Io mi rivolgo a questo caro giornalista: senti, tu non hai capito un cacchio di niente, vete cook, fate another mode, perché il sottoscritto insieme a Claudio Di Lernia si sono smazzati la notte quando tutti quanti stavano dietro le finestre chiusi, blindati con le mascherine. Noi stavamo con i trattoristi, grandissime persone, dove va un abbraccio da parte mia agli agricoltori e un abbraccio va anche a colui che ci ha, a coloro che ci hanno donato il prodotto. Andavamo in giro per la città a sanificare. Noi abbiamo portato i pacchi dono alle famiglie bisognose, gente che veramente non, come si dice da noi, non può tapparci la gallera. Beh, noi siamo state quelle persone che abbiamo distribuito pacchi e pacchi a domicilio. Non era la gente che doveva andare alla Caritas, eravamo noi che andavamo dalle persone. E questa persona si è permesso di dire che noi l'abbiamo fatto per protagonismo. Ma stai scherzando? Io mi rivolgo a te, al giornalista che ha scritto queste cose alla Gazzetta del Mezzogiorno. E non voglio far nomi per delicatezza, perché è mancanza di professionalità. Però se tu vuoi fare il mestiere del giornalista, fallo bene. Non dire stronzate, non dire cazzate. Perché guarda che noi non stiamo sulla busta paga di nessuno. E se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto perché ci sentiamo in dovere. È un obbligo morale che quando succedono queste queste catastrofi, noi cerchiamo di mostrare il meglio del nostro cuore. Tu cosa hai fatto? Non hai fatto niente. Perciò niente facci e niente fe. Chiudendo questa parentesi quadra di questa persona che poco mi importa, torno a dire, il nostro obiettivo alle regionali è portare avanti un nome cerniolano, un nome che è stato, lo è e lo sarà l'amico di tutti, perché sono i fatti che parlano. Anche in passato, parliamo di anni e anni addietro, quando Claudio faceva il consigliere comunale, lo conoscono benissimo tutti quanti, corretto con tutti, non ha fatto bidoni a nessuno, la parola è quella che è. Allora noi diciamo, perché spingiamo questo nome alle regionali? Perché ci sentiamo nel dovere morale di aiutare la persona del popolo. Io sono stanco di vedere quei colletti bianchi che sono ben blasonati come nome, loro con tutte le cravattine, e poi fra parentesi cosa fanno? Ci fanno il buco in testa, si prendono i voti, vanno a Bari e se ne strafottono delle problematiche del popolo. E sapete perché? È semplice. Un professore, un primario che prende già 6-7 mila euro al mese, che se ne frega di stare a guardare le nostre problematiche, le vostre problematiche, perché quello già vive in una vita agiata. Si dice da noi, usaz, non croto di show. Per croto di show deve essere un mutre firm, a capire, apro questa metafora, attenzione, morto di fame, intendo quella persona che vive con uno stipendio modico. E allora riflettiamo bene. Che questi noti avvocati, noti dottori che si sentono i dei in persona, quell'era è finita. E il 5 Stelle l'ha dimostrato al Parlamento. L'ha dimostrato al Parlamento. E allora riflettiamo quando andiamo, ci recheremo alle urne. La stessa cosa vale per le prossime amministrative. Per le prossime amministrative ce n'è da parlare.
C'è da rifare tutta Cerniola, partendo dal debito pubblico che è altissimo. Voglio ricordarvi che a giugno del 2019 l'immondizia per strada, c'erano cumuli e cumuli di immondizia. Questa immondizia fu presa, portata all'Interporto, buttata a terra. Come si chiama quello? Quello si chiama disastro ambientale. Come vogliamo chiamarlo? Cioè, ma stiamo scherzando? È come forse che a me sottura la tazza del cesso di casa e prendo tutti i liquami e li butto in mezzo alla strada. Dico, tanto non so dove buttarli, li butto in mezzo a una strada. Cioè, che discorso del cacchio è questo? Ma vogliamo riflettere? Cioè, ma veramente stiamo scherzando con la gente? Questa è una città già che vive di tumori e cancri e di radioattività a più non posso. Non c'è un giorno che non sentiamo parlare di persone che muoiono di tumori. Mai nessuno ha preso d'impegno il discorso di far venire l'elicottero e monitorare i terreni. Noi lo stiamo facendo. Noi a breve usciremo con una petizione. Noi raccoglieremo le firme per andare direttamente al Ministero della Sanità. E io dico apertamente che se l'assessore Giannistea non viene a Cerniola a presentare il programma e darci manforte e sostegno per il nostro progetto, che è quello di monitorare per quanto riguarda l'ambiente, l'aria e i terreni, veramente le cose si mettono male. Perché io sono stanco di vedere gente morire di tumore. Non voglio più annoiarvi con questo mio sfogo e dico solo una cosa, come già ho detto precedentemente, bisogna valutare la persona, non sulle chiacchiere, dicono da noi, i chiacchi si portò vinto, vediamo i fatti, vediamo quello che c'è da farsi. Cerniola sta in un baratro, è bugia quando fanno vedere quello che vogliono far vedere, sono chiacchiere. La nostra città, oltre 2000 ragazzi stanno in Alta Italia, vuol dire che sono senza lavoro, non sono stati mai creati indotti di lavoro, mai create aziende. E quello che stava da fare non è stato fatto. Tutte quelle promesse, lavoro, case, ambiente, sicurezza, non sono state attuate nemmeno durante la programmazione della vecchia amministrazione. Perché sapete benissimo, l'ambiente, e vi ho raccontato l'episodio dell'immondizia che arrivava sull'Everest, le montagne. Per quanto riguarda la sicurezza, e non vi dico, la microcriminalità è in aumento, basta fornirsi i dati per quanto riguarda andare in commissariato e prendere i dati degli ultimi anni. E vedete che la freccetta è all'insù, non all'ingiù. Senza considerare poi la cafonaggine dei ragazzi, che è arrivata alle stelle. Perché si sentono padroni, legittimati. Perché al momento in cui chi rappresenta il primo cittadino usa modi barbari e usa linguaggi sporchi, ma in una maniera sporca, a livello mediatico, voi immaginate i ragazzini, si sentono legittimati. È come un padre di famiglia che è maiale, insegna i figli a diventare maiali. Cioè questo è il paragrafo. Allora noi siamo di una politica diversa, di quella politica educativa, perché, come si dice, la pianta va seminata, curata da quando è piccola, perché una volta che diventa albero non lo puoi più correggere. Buona domenica a tutti, un abbraccio da Vito Di Ciolla. Niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui.